Nata, boh, 9-10 anni, ma anche un po' prima, primi dischi in casa, CD, inizi ad ascoltarli, prima molto rock, anche rock, quello rock and Ok, roll, quello anche un po' retorico. Poi 15 anni, ho ascoltato due dischi che mi hanno un po' fatto cambiare, sono, rock penso, Black Messiah di D'Angelo e Pimp a Butterfly, penso di averli beccati così per caso, erano usciti quell'anno là. Lì un po' è cambiata la roba, ho iniziato anche a produrre. Quindi prima di suonare. Se intendiamo DJ cose, è una roba comunque se è sempre stata a lato, molto più recente rispetto a produzione, Ok. molto prima a produrre, sì, assolutamente. Perfetto, perfetto. FL, poi Ableton. Come diciamo hai iniziato, no? Quali influenze hai ottenuto e come ricercavi, diciamo, le vibes per poi andare a produrre la tua musica? Ecco, da cosa eri ispirato? Quei due dischi là in generale mi hanno aperto il mondo su black music, e, nello specifico hip hop, e lì ti si apre un mondo, anche perché alla fine è il genere di riferimento, penso, della mia generazione, Certo. almeno per una parte della mia generazione. Poi YouTube al giorno d'oggi dà l'opportunità di, almeno sulla parte tecnica più pratica, Certo. ti apre anche lì un mondo, non c'è Quindi più. sei autodidatta comunque. Sì. Certo. Qual è, diciamo, lo strumento che preferisci utilizzare nella produzione? Con la macchinetta, il plugin, insomma, quello che usi di più? Ma allora io non sono molto analogico, ma per una questione che ho sempre investito male i soldi da mettere nella musica, sempre in cagate, microfoni che poi non ho mai usato. Però diciamo che con Ableton mi si è aperto tutto il mondo, appunto, produzione strettamente Digitale, digitale certo. e anche il fatto che appunto ti permetta di produrre, cioè di stare lì a fare musica ovunque, Certo. potenzialmente, quello è un grande fattore. E l'aspetto, diciamo, della traccia, ovviamente curi tutti gli aspetti, no? Però quello che pensi, sia più tuo, ti senti più tuo, più originale, ecco, a cui fai più attenzione, quale Ma pensi che io sia? parto molto dal sample, quindi tutta quella roba lì mi incista e quindi ogni traccia nuova che esce, se c'è il sample vado a vedere cos'è e da lì parte alla fine un percorso che ti porta, boh, non lo sai dove, però appunto anche solo se ti parte lo sgribizzo vai a vederti, che ne so, la musica medio orientale o come il soul anni 70 americano, poi capisci che è diviso per regioni e lì entri nella tana del bianconiglio, però sì, il sample in generale, sample il chop del sample. E c'è ultimamente, diciamo, una wave, chiamiamola così, su cui ti sei più soffermato o comunque sei sempre a sperimentare, a cercare, diciamo, flussi diversi? Ma recentemente mi è un po' tornata la fotta del R&B, perché sta un po' tornando in generale, tra l'altro. Noto, però sì, ci sono un paio di album che mi hanno fatto tornare un po' quella roba lì, ma anche il fatto di adesso, nell'ultimo anno, girare con musicisti invece, musicisti da live, strettamente live, che sono al di Bello. fuori della produzione, essere a stretto contatto con quel tipo di mondo lì ti porta sicuramente più verso una parte strumentale. Certo. E quindi anche rimango sempre fisso sull'idea cioè sull'uso utilizzo del campione, però ti sposti anche da quel punto di vista su una scelta di campioni diversi. Ok. Hai quindi un'etichetta e delle uscite che stai facendo? Se mi vuoi parlare un po' dei progetti Non c'ho che hai o niente che in. vorresti Non avere, ecco. c'ho niente in. Futuri. Futuri sì, perché c'ho con appunto questo giro qua di musicisti da un annetto che facciamo questi eventi dal Figo. vivo di musica, è una jam un Bellissimo. po' mista, ci stanno dentro appunto jam musicale aperta, poi ci sono tavolette grafiche a disposizione, quindi jam di disegni Come si chiama? e marmellata. Marmellata. E quindi abbiamo fatto questo primo anno di eventi settimanali a Peso. Yoda e adesso abbiamo culminato con un ultimo eventone grande in cui c'erano anche ospiti di altre band che abbiamo conosciuto in quest'anno qua e in conclusione di questo evento qua ci siamo detti proprio ok, abbiamo voglia di fare anche roba noi, quindi Certo. in programma c'è appunto fare musica con questo Figo. collettivo. Bellissimo, diciamo è anche un collettivo che comunque unisce anche più aspetti artistici, no? Sì, cioè Quindi l'obiettivo era proprio, cioè all'interno del collettivo stanno i musicisti, ci sono io che sono la parte un po' più di produzione al PC, ci sta un po' di gente che fa il DJ, due ragazzi che si occupano di illustrazioni che visual, bello! grafica 3D, e poi anche la parte di poesia,
E quindi sì, si sta, cioè è abbastanza vario, dobbiamo solo finalizzare tutte le cose. Perfetto. C'è, diciamo, un obiettivo o comunque un sogno che dici tra 10 anni mi voglio vedere lì, fare questo? No. Non c'è un'aspirazione, dici... No, no. Ok. Un po'... Giorno per giorno e crescita. Sì, no, più, proprio anche più, più pragmatico. Preferisco un approccio più pragmatico. Okay. Perché tanti desideri, sogni, sì, okay. Tanti, però potrei farne l'elenco di quello. Ok, mi interessa okay. Arrivare al punto di... Migliorarti principalmente, ecco, più che altro di raggiungere, esatto, quelli meno pratici, quindi quelli che non puoi elencare, banalmente a crescere la propria conoscenza certo. Su tanti aspetti, dallo studio alla musica, comunque quello sicuramente è un obiettivo che vorrei non avesse un punto d'arrivo. Ok, che sia infinito, insomma. Sì, quello secondo okay. Me è un buon antidoto alla morte. Fighissimo, sono molto d'accordo con questa filosofia, ti devo dire. Io allora ti ringrazio, spero tu ti sia trovato bene qui a One Hour e quando è passare sei venuto. Grazie mille.